Veniamo adesso a parlare del test sierologico. Il test sierologico l'abbiamo già visto. Alcune particolarità. Sapete che si può fare un test sierologico molto specifico, più costoso, 50-60 euro, però molto più preciso, un test che si fa col prelievo venoso. Il test sierologico invece un po' fai da te, è un po' tipo manuale delle giovani marmotte, è quello che si fa con la goccia di sangue dal dito ed è assolutamente impreciso, non validato, diciamo. Che cosa rivela il test sierologico? Se ci sono o meno anticorpi nel sangue. Gli anticorpi sono un segnale del passaggio del virus. Possono essere un certo tipo di anticorpi, quelli più grossi, le IgM, che segnalano un passaggio recente, oppure quelle più piccole, le IgG, che segnalano un passaggio del virus risalente a 20-25 giorni prima. Quindi diciamo che ha un costo abbastanza limitato, dà un risultato molto rapido, però il test sierologico non dice tante cose. Che cosa non dice, per esempio? Il test sierologico è suscettibile di errori perché esiste una finestra, nel senso che se io vado alle 8 di mattina, esiste una finestra di 6-12 ore fra l'infezione e la comparsa degli anticorpi. Se io vado la mattina a farmi il prelievo di sangue per il test per vedere se ho anticorpi contro il virus, potrei essermi infettato. Vado la mattina alle 8, potrei essermi infettato la mattina alle 5, alle 4, alle 3 o alle 2 e non c'è stato il tempo per la comparsa degli anticorpi. Quindi questa finestra sfugge all'esame del test sierologico. Ci sono dei falsi positivi, certamente, di là era il problema con il test, con il tampone dei falsi negativi, qui ci sono dei falsi positivi, con una certa percentuale, 10-12%. Soprattutto il test sierologico non fa due cose, non determina una correlazione fra il risultato e l'indice di contagiosità. Mi dice sì, ho gli anticorpi IgG, ho gli anticorpi IgM e ho avuto un contatto recente, un contatto remoto con il virus, però non mi dice quanto sono, se e quanto sono contagioso. Tant'è vero che un test sierologico positivo ha bisogno poi di essere completato con un tampone, con l'esecuzione del tampone. Se i due sono positivi, indubbiamente abbiamo la certezza matematica. E soprattutto non mi dice che cosa il test sierologico, l'evoluzione clinica, cioè mi dà un risultato positivo, ma non so com'è l'evoluzione clinica e come sarà l'evoluzione clinica della mia malattia. Quindi anche questo è un test che ha parecchi difetti, parecchie pecche. Serve, diciamo, per una mappatura e serve per vedere quanta gente, quanti di noi sono venuti in contatto con il virus, contatto più o meno recente, e quindi a stabilire percentualmente quella che si chiama immunità di gregge. Se su 100 test sierologici 70 vengono positivi, significa che abbiamo un'immunità di gregge del 70% e siamo pronti per eventuali successive pandemie. Per quello che riguarda la vaccinazione anti-influenzale, già l'ho detto ieri e lo ripeto, non mi stancherò di dirlo, quest'anno bisogna assolutamente farla, checché ne dica Djokovic, non tanto per proteggersi dall'influenza, perché chi non l'ha fatto mai magari non ha mai avuto l'influenza, quanto perché diventa necessario farla, perché fa da screening, da chiarimento su eventuali infezioni successive, nel senso che io faccio la vaccinazione antinfluenzale a dicembre, quindi sono protetto contro l'influenza, arriva l'epidemia influenzale, mi ammalo a fine gennaio, non è influenza quella che ho perché sono vaccinato, ma la nuova malattia di fine gennaio potrebbe essere il coronavirus. Quindi a quel punto serve proprio da spartiacque, da test, da screening, un autoscreening semplice ma abbastanza efficace. Ci sarebbe da parlare poi delle nuove normative dell'ingresso al supermercato, chiamiamolo così. Magari lo facciamo più tardi, se no ci dilunghiamo troppo.